Ciao a tutti, oggi vi mostro una super idea per riutilizzare i vasetti del buonissimo dessert proteico della Müller. Iniziamo subito. Ecco qui l'occorrente: 3 vasetti del dessert proteico, pennarelli indelebili, 2 tappi di plastica, forbici, un pezzettino di corda e per finire colla a caldo. Come primo passaggio vado a rimuovere l'etichetta dai miei vasetti. E come vedete è un passaggio super facile da eseguire. Ovviamente eseguo questo passaggio per tutti i vasetti. Ed ecco qui 3 vasetti tutti bianchi pronti per essere riutilizzati. Vado ora ad incollare i tappi sopra i vasetti. Io ho scelto 2 tappi con altezze differenti. Li incollo utilizzando la colla a caldo e una volta incollati li assemblo in questo modo. Ora non mi resta che disegnare il personaggio che ho scelto. Come vedete, prima disegno il personaggio utilizzando una matita e una volta soddisfatta del risultato ripasso tutto il disegno con il pennarello indelebile nero per poi utilizzare i colori. Dopo aver terminato di colorare, vado ad applicare qualche decorazione e in questo caso i fiori direi che sono obbligatori. Per finire incollo un pezzettino di corda e voilà! Ecco qui il mio progetto terminato. Ovviamente si possono inserire tantissime piantine differenti, ma anche potete utilizzarlo come contenitore. Ovviamente non mi sono limitata solo a questo personaggio. Come vedete ne ho fatto un altro e vediamo magari nei commenti, scrivetemi se lo riconoscete e fatemi sapere quale dei due preferite. Vi ringrazio per aver visto il video, vi ricordo di condividerlo e di mettere un pollice in su. Ciao!